È cominciata ufficialmente la stagione motoristica a Corigliano Calabro e in tutto il territorio. Siamo con Salvatore Ruggeri, presidente dei Bikers, nona edizione della speciale culinaria. Allora, grande entusiasmo qui a Corigliano per l'ennesima volta con i Bikers, è sempre un gran divertimento. Allora, vogliamo presentare questo evento e poi soprattutto le iniziative del vostro attivo club. Allora, salve a tutti. Allora, questa è la nuova edizione del Culinaria, è un evento apripista della nuova stagione motociclistica e la nona edizione viene organizzata, l'abbiamo organizzata un paio di volte in Sicilia, un paio di volte in Puglia e via dicendo a Cetraro. Quest'anno abbiamo scelto la location di Corigliano e hanno insistito tanto gli amici pure e abbiamo organizzato questa bella manifestazione, l'abbiamo organizzata qua. È un gruppo di amici affiatati, noi bikers di Corigliano specialmente, e siamo dal 2003 attivi, siamo un po' stancucci, però alla fine tiriamo sempre avanti. E che dire, niente, ora ci divertiamo un pochettino, siamo in compagnia, abbiamo ospitato tutte queste belle persone, vengono dalla Sicilia, da Reggio Calabria, si sono avviati anche con l'acqua, hanno incontrato neve sull'autostrada per venirci a trovare, è una bella manifestazione. Ringraziamo un po' tutti, dal Gran Caffè Ariston che ci ha ospitato per quanto riguarda l'aperitivo, ringraziamo la pasticceria Mazzei che ci ha dato una bellissima torta e il ristorante Il Salice che ci ha fatto un bel menù a un prezzo irrisorio. Ci sono venuti incontro, dato che l'economia è un po' blanda in questi periodi, cerchiamo un po' di agevolarla con queste manifestazioni, così raggruppiamo un bel po' di persone qua a Corigliano. Allora, naturalmente una grande promozione del territorio come sempre, un giro panoramico, tanto divertimento, ma sempre poi soprattutto anche attenzione a quella che è l'educazione stradale. I bikers da sempre sono al fianco della buona educazione stradale. Infatti il nostro principio è usa la testa e metti il casco, oppure per quanto riguarda la macchina allacciati alla vita, usa le cinture. E qui è poi un altro detto pure che abbiamo pure noi, fai il pieno ma solo alla moto. Non personalmente. Siamo con Giancarlo, allora proprio per capire meglio lo spirito di Culinaria, questo che è a metà tra un percorso turistico, un raduno tra amici, sempre la passione per la moto in primo luogo, però anche questa particolarità, ce la vuole spiegare? Niente, Culinaria è una riunione di amici, come giustamente hai detto, nasce nel 2006 da un'uscita così sporadica con finalità pranzo. Da allora poi è cominciata l'idea di estenderla e di renderla ripetitiva. Culinaria non è altro che per noi è l'inizio dell'anno turistico e infatti è la manifestazione che apre tutte quante le altre, almeno questa è la nostra intenzione. È la nona edizione che facciamo, quindi dal 2006 al 2014 ininterrottamente. Cosa ci può dire del territorio di Corigliano e poi anche dei bikers? Lei che sicuramente avrà partecipato anche a altre manifestazioni. Dai, i bikers sono amici, come sono amici tutti gli altri club. La nostra si può intendere una famiglia dei motociclisti. Sulla strada infatti ci salutiamo, al contrario delle auto che si mandano a quel paese. Il classico lampeggio, visto che sono un motociclista anch'io. Comunque noi abbiamo anche la fortuna, una bella giornata così e siamo al 2 di marzo e poi soprattutto anche la bellezza del territorio, quindi siamo avvantaggiati sotto questo punto di vista. Il territorio è inutile dire cos'è, il territorio va percorso, va gustato, va visto, dirlo è tutto è bello. Ma l'ha visto per tirare fuori le bellezze naturali che abbiamo.